La nuova 6 cilindri, modernissima, che la Fiat lancia ora in tutto il mondo. L'avrebbero letta così. Ciao a tutti, piccolo vlog. Oggi stiamo andando al centro storico della Fiat. Nulla, pensavo di portarvi con me e farvi vedere un po' com'è, come non è, quello che c'è dentro e quant'altro, così se qualcuno di voi può essere interessato, insomma, può venire a dargli un'occhiata. Dovrebbe essere qua, eccoci qua. Fiat. Questo è l'ingresso, la vettura d'esordio Fiat. Cominciamo proprio dall'inizio, quindi. Cos'è questo? La ricostruzione dell'ufficio del signor Giacosa. La ritmo. E poi c'è la Panda, minchia la Panda. E qua cominciamo con gli aerei, ragazzi. Guardate che sfilza di motori. Nulla, abbiamo quasi finito, adesso c'è ancora l'ultimo pezzo sotto. Comunque io vi dico già che se siete di Torino o dei dintorni vi consiglio di venire. Verificate solo su internet magari gli orari, i giorni. Dovrebbe essere, se non sbaglio, aperto solo la domenica, ci diceva il signore prima. Quindi informatevi prima e a quel punto vi consiglio di venire a passarvi un paio d'orette e dare un'occhiata appunto alla storia della Fiat. Ricambi Fiat originali, quelli che dovete usare. Camere di scoppio polisferiche, sospensioni collegate alla stocca con interposizioni di elementi in gomma
adeguati assorbono le asperità della strada. Il capace comparto posteriore può contenere bagagli ingombranti, attrezzature sportive o altro per il weekend. Bam! La TV! Video 8. Dai, no. Addirittura. No, bellissimo questo. Ultimo filmato qui prima di uscire, bello bello, davvero bello, io ve lo consiglio, non si paga, ben curato, ben tenuto e basta. Adesso se sì, tanto il tempo sembra reggere, in questi giorni costantemente pioggia, quindi se il tempo regge andiamo a farci un giro anche al salone. Il salone non ve lo faccio vedere perché siamo già stati, quindi ho già fatto un vlog, più o meno è sempre quello alla fine. E basta, io vi saluto, vi ringrazio della visione e alla prossima. Ciao!